Il presidente di Confindustria, così come il presidente di Regione Lombardia Roberto Maroni, era presente ieri all'assemblea degli industriali di Bergamo. A margine dell'evento il nostro inviato Marco De Luca ha intervistato il senatore del Carroccio, Nunziante Consiglio, e il capogruppo in Consiglio Comunale di Bergamo, Alberto Ribolla. Sentiamoli. Nunziante Consiglio, oggi è una giornata particolare perché si tirano le somme della situazione nella sua bergamasca. Sì, direi veramente particolare, nonostante chi fa azienda, chi fa industria, chi fa commercio ha ben presente cosa sta succedendo. Chi fa questo mestiere sa benissimo, diciamo, quelle che possono essere le capacità anche di un futuro sviluppo nelle aziende. Credo che questa riunione possa, diciamo così, mettere insieme tutto il pensiero e tutte le necessità e tutte le capacità di un territorio bergamasco e non solo, di mettere in fila un po' di idee per uscire un po' da questa crisi. Sono certo che il territorio bergamasco ha delle sollecitazioni di tipo positivo, di tipo, diciamo così, imprenditoriale serio, risponda e può rispondere veramente bene. E quindi oggi ascolteremo, vedremo cosa dice Confindustria e vedremo di portare anche nelle opportune sedi anche romane quelle che sono le idee dei nostri imprenditori. Se questo non avverrà e se non avverrà da parte del governo romano un'attenzione particolare alle nostre problematiche, credo che continueremo ad essere veramente in difficoltà. Tassazione troppo elevata, l'IVA che aumenta, si parla di cuneo fiscale, ci sono tante cose che potrebbero aiutare. Quali sarebbero secondo lei le principali? Ma intanto per cominciare bisognava togliere l'IMU sui capannoni. I capannoni sono qua da noi e questo poteva mettere in condizione l'imprenditore di essere un po' più sereno. C'è la questione del fattore energetico. Paghiamo l'energia 30% in più dei francesi e forse qualcosa di più dei tedeschi. Mettere in condizione il cuneo fiscale di essere, diciamo così, toccato seriamente, però questa poteva essere ed è sicuramente una grande idea. Però lì la cosa importante è che chi fa impresa nel territorio, che il territorio conosce molto bene e che non ha nessuna intenzione di delocalizzare, questi sono i soggetti che devono essere aiutati. Chi poi prende il contributo e se ne va in Cina, vada dove vuole. Il problema è quelli seri, quelli che tengono al territorio, quelli che sono qua oggi per fare impresa in bergamasca, devono essere assolutamente aiutati. Abbiamo delle tasse altissime che riempiono i buchi di altri soggetti, di altre regioni, di altre province. Forse è il caso di ragionare diversamente, se no saremo costretti, la nostra strada è segnata e saremo obbligati a un declino di cui la bergamasca fa volentieri a meno. Alberto Ribolla, questa è una giornata importante per Bergamo e per tutte le industrie della bergamasca. Assolutamente sì, una giornata importantissima per la Bergamo, per la provincia di Bergamo e anche per la città di Bergamo. Questa è un'importante assemblea che si tiene appunto qui a Treviglio per tutte le imprese e le industrie della bergamasca, la bergamasca che è fatta dalle imprese, che è formata dalle imprese. Il mondo produttivo bergamasco è fondamentale per la nostra economia e quindi tutte le istituzioni ci devono essere per sottolineare appunto la vicinanza anche in questi momenti di difficoltà e speriamo di vicina crescita. Noi come amministrazione ci siamo. La situazione della città di Bergamo è diversa rispetto a quella della provincia? La situazione della città di Bergamo forse è ancora più allarmante in certi versi per le attività produttive. In provincia di Bergamo le imprese stanno soffrendo, Regione Lombardia, la provincia di Bergamo e il comune di Bergamo stanno cercando di dare tutti i possibili aiuti alle imprese e speriamo che questo momento difficile possa presto venir meno.